Ciao a tutti amici, io sono Julie, io sono Emily, io sono Jasmine, io sono Charlotte e io sono Sofia e insieme siamo le Miracle Tunes! Iniziamo subito questo nuovo video, è già passata un'altra settimana fantastica e noi siamo qui per raccontarvi cosa è successo, ma prima vi volevamo dire che è uscito un altro video sul canale Mega Wow con Happy, quindi diteci se vi piace, lasciate un bel like, noi teniamo sempre duro per le prove che ci aspettano e che dobbiamo affrontare, anche grazie a voi, quindi... Non hai le audizioni per il teatro dopo la scuola oggi? Quasi mi dimenticavo. Vuoi che ti dia una mano? Già, sono oggi. Non credo di esserne capace. Tu devi provare. Non si sa mai. Ogni volta che pensate di non farcela, continuate a seguire i vostri sogni e non lasciatevi scoraggiare dalle vostre paure. Magari all'inizio sarà molto difficile, ma l'importante è provarci, perché così riuscirete a realizzare i vostri sogni. Quindi mi raccomando, credete sempre in voi stesse. Gli inizi non sono mai facili. Anche io non ero molto brava. A volte mi sono fatta prendere dal panico, ma poi ha funzionato. E il ruolo secondario va... Julie! Per la sua interpretazione ne La cuoca perfetta. E poi è successa una cosa molto carina. Infatti Robby aveva perso la sua tartarughina e Leonardo, che c'era affezionata, aveva fatto di tutto. E Leonardo, che c'era affezionatissimo... E Leonardo era tristissima perché voleva recuperare. No, dai, però. E poi è successa una cosa molto carina. Infatti Leonardo... No, non riesco! E poi è successa una cosa molto carina. Infatti Robby aveva perso la tartarughina e Leonardo, che c'era affezionato, ha fatto di tutto per recuperarla perché le voleva molto bene. Xena è scomparsa. La tua tartaruga Xena? Sì, l'avete vista. Oh, povera Xena. Non avrei mai dovuto dirle che era troppo piccola. Per favore, perdonami, Robby. Leonardo! Non posso credere che tu l'abbia detto. La mia povera piccolina. Ecco perché è scappata, sono sicuro. Ma lo sapete che anche io ho due animali? Uno si chiama Obama. Ed è uno sharpei, non so se sapete, però è un cane. E l'altro si chiama Piumino, che è un persiano cincilla bianco. Questo è Piumino. Capito? Sono cincilla. Ah, vabbè. E questo è Obama. Obama ha salvato gli sharpei. Perché erano in via di estinzione, quindi l'America ha preso due sharpei e... Grazie Obama. Io ho due cani, sono minuscoli. Uno si chiama Bimba e l'altro si chiama Sparky. A me sono rimasti solo tre gatti. Sono passata da, vabbè, 15, poi 7, 6, 8, così. Io invece ho due gatti, uno si chiama Leo e uno si chiama Bianca, e ho un labrador femminile che si chiama Camilla. E poi io ho dei pesci. Leo mi si è attaccato alla schiena. Ma è carino! Oh, cattivello, però è carino. Io ho sempre avuto paura degli animali, tutti. Avevo un cannarino, ma l'hanno fatto scappare. Ha fatto una brutta fine. Ma l'hanno fatto scappare, gli hanno messo la lattuga fuori dalla finestra e è scappato. Quindi scriveteci nei commenti quale secondo voi è il più puccioso, il più carino. Il più carino animale. Allora, vorreste sapere una cosa veramente interessante? Vai, dici. No, già no. Esiste la giornata mondiale del cioccolato. Ma davvero? Sì, davvero. Si celebra la bontà del cioccolato. E secondo me questa cosa interessa molto a due persone. Una, due, non si sa. Volete sapere la seconda persona a cui piace il cioccolato, che non vi aspettereste mai? Una è Julie e poi c'è Emily. Visto che il cioccolato è così fantasticamente, meravigliosamente, è la vita di Emily. Credete se la rendi una challenge? Sì, la sì. Cioccolata challenge. Pizza, no! Sono tornati e stavolta si sono evoluti. Sì, sì. Signore, potete andare, The Lux, Doku Doku Dan. Guardate, siamo 2.0 adesso. Io sinceramente sono molto più tranquilla perché tanto i Doku sono abbastanza tonti. Simpatici, si vestono male. Esatto, si vestono male, sono buffi. E niente, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Mettete un like e vabbè, scrivete qualcosa nei commenti, quello che volete. Basta che sia una cosa bella, ovviamente. E tutte insieme, Miracle Juice Up!